Tic-toc, tic-toc. Il tempo trascorre lento ad Enafen quando non si devono incastrare poveri mercanti innocenti. Così abbiamo incominciato queste lunghe e interminabili ronde sotto l'abile guida del sergente, che stiamo cercando di ingraziarci in cambio, anche se le speranze sono buone, di poter ottenere un mandato. Girovagando nei nostri momenti di riposo abbiamo scoperto la villa vista nel sogno. È quella della nostra cara scomparsa, che nessun nobile ha reclamato la villa della contessa. E ci vive solo il numeroso staff, e che lo strano orologio a pendolo dell'incubo non solo esiste, ma il progetto è stato richiesto specificatamente dall'eccentrica aristocratica. Nel frattempo stiamo lavorando per metterci in buona luce agli occhi dei cittadini. Inizialmente il mio piano era quello di organizzare qualcosa per dimostrare alla città chi siamo, magari una nuova rete di commercio alternativa. Ma onestamente, ci sto prendendo gusto ad aiutare la gente come vera guardia cittadina. Ma nel mio cuore resterò sempre un onesto mercante. Ricordo solo una cosa prima di cominciare, cari compagni di viaggio. Vi ricordo che è stata rapita dalla notte, tornate sui suoi passi per trovarla, cercate nel suo passato il suo futuro. Infatti sono cose interessanti, ma nel passato nella biblioteca effettivamente non abbiamo mai cercato. E attenzione, anche un'altra cosa strana è che nessuno in città conosca la contessa o pare della contessa, qualche è una così eccentrica, nessuno ne parla, e soprattutto dovremmo secondo me combinare qualcosa di notte. Perché cambia dalla notte al giorno. Io volevo andare a vedere se riusciamo a entrare nella villa di notte. Ci inventiamo una scusa, però inventiamo prima la scusa. Potremmo vestire da cortigiana. Secondo me senza un mandato, Ale, è difficile. Una cosa che potremmo fare, è interessante il riassunto che ci ha fatto Fra, mi stavo dimenticando appunto la frase di cercare del passato. Potremmo andare a vedere, cercare qualche albero genealogico. E attenzione storia. Perché è stata rapita dalla notte. Secondo me ci stiamo avvicinando molto, però ci manca qualcosa. E quel silenzio di Umbe è molto inquietante. Se continuiamo a fare... Come sta mangiando Umbe? No, ragazzi, io non sto mangiando, sono tranquillo. Se continuiamo a fare sogni strani, veniamo rapiti anche noi dalla notte, troppo. Il problema è rimanerci, perché poi sono sogni reali, quindi qualcuno potrebbe rimanerci. Vi ricordate di quegli elfi o elfi scuri, adesso non ricordo, che avevo tra virgolette sognato quando eravamo nelle catacombe e che erano prigionieri? Sì. Che abbiamo segnato degli elfi oscuri e non c'ero. Non c'ero da solo. Non c'ero davvero. No, non lo sapevo. Quando servi non ci sei mai, però. Ho capito. Voglio vedere se si accendevano l'altra volta le case e chi spegneva il fuoco. È vero. Quella sessione ci è andata bene che non c'erano gattini da salvare. Altrimenti saremmo stati nella merda. Quando Fra è stato mezzo abbattuto dagli scheletri. E da pugnalate al polpaccio. Pugnalate al polpaccio. Da otto l'ha finito. Mentre io praticamente me la facevo addosso e cercavo di sopravvivere e di tirarvi giù dalle catene, Fra invece aveva fatto un sogno particolare, sostanzialmente un sogno pazzesco, uno di quelli classici strani, in cui aveva trovato delle prigioni in cui c'erano degli elfi incatenati, in cui sostanzialmente loro credevano fosse ancora uno scherzo di un sogno, di questo sogno, che non riuscivano apparentemente a uscire. Minchia, la stessa cosa che sta succedendo a noi. Il problema è che a me un pochettino preoccupa, perché... Minchia, io non la sapevo, sarei molto più... Io sono andato così molto alla pelle. Non leggi i miei riassunti. Ricordatevi che anche i nostri incontri strani, / comunque tutto quello che ci capita legato ai sogni di notte. Perché nella maggiore del bisogno di giorno. Nella magione del vampiro ci siamo andati di notte, i sogni li abbiamo fatti di notte, la strega della palude era di notte, col fantasma di notte, quando siamo stati assaliti nel villaggio prima della palude era di notte. Vuoi vedere che gli elfi si sono accorti di questa cosa? Sta succedendo di nuovo? No, più che altro gli elfi sembra che fossero incatenati dentro il sogno e non potessero uscire. Erano dentro una cella, se non ricordo. Erano preoccupati di questa cosa. Rassegnati, più che altro. Erano rassegnati e non credevano che Francesco fosse vero, sempre che non fossero un sogno a loro volta, però. Inception. ma i vecchi hack slash non ci piacciono più. No,
No, vedrai quando arriverà il vento delle bestie con le cavallette. No, cavallette no, hanno l'impressione le cavallette. Volevamo via cavallo di una cavalletta. No, no, per carità, io il mio personaggio ha la fobia delle cavallette. Pure quello. Pure il mio personaggio, sì. No, vabbè, quando volete. Ok, ragazzi. Lo stavamo già giocando. Okay. Tutto? No, vabbè, potrebbe essere una discussione che avete fatto prima di andare a dormire, insomma, una cosa del anche, genere. Anche se con... No, aspetta, prima di andare a dormire, ok. Ma devo proprio andare a dormire. Gli abbiamo dato troppe idee, sappiatelo. No, Marco... le mie idee ce le ho già, siete voi che dovete farvi delle non idee. Ci mettere, non ci mettere le cavallette che mi disconnetto. Attenzione, eh. Guarda tra l'altro Marco e Umbe mi fa... No. Tanto ragazzi, mi fa strano che Ale nel riassunto non abbia messo il fatto dove si era messo a giocare col orologio ed era invecchiato di colpo. Io sono invecchiato di colpo poi. Ma era ancora la sessione precedente. Lo so. Ok ragazzi, morire. Vi svegliate e voi sapete... Rudy che già è tanta roba questa cosa. Rudy vi aveva annunciato che i turni di guardia cambiavano durante le settimane. E che quindi facciamo la mattina questo è ancora di giorno, le prossime da domani saranno di notte. Ecco, questa era una cosa che ha già avvisato Rudy che sarebbe successa. Sì proprio. No, è vero. Ma cos'è Rudy Esposito? Si chiama questo? No. Ok ragazzi, Rudy Gargiuolo. Vi ritrovate Gargiuolo. Come al solito ai docks, che sono i pontili, che è il vostro quartiere di pattugliamento, e Rudy è lì che vi aspetta. I pontili lungo il fiume, giusto? Esatto. Vicino al buongiorno, sergente. Sergente. Salve ragazzi, siete pronti per un'altra fantastica giornata? Guarda, non vedevo l'ora, mi sono svegliato con cosa ci capiterà oggi. Oh, cosa ci capiterà? Come sei pessimista, Alexander. Con te, Rudy, è sempre una bella giornata. Vedi Alexander come si deve intraprendere la giornata col sorriso e il rispetto per i propri superiori. Aspetto sempre, sergente, ci mancherebbe. Bene. Oh, bene. E praticamente fate la vostra pattuglia per tutta la giornata, non succede niente di che. Avete solo da redarguire qualche mercante che non rispetta i limiti di esposizione della merce, cose del genere, eccetera, lungo la strada. Però non succede nient'altro di clamoroso nella giornata. Arrivate alla fine del vostro turno di guardia, Rudy vi saluta e vi dice che l'indomani farete il turno di notte con lui. Ok. Ma una domanda, domani quindi vuol dire che noi abbiamo quindi praticamente una giornata libera prima di cominciare la notte, giusto? Esatto. Ragazzi, come utilizziamo questo tempo? Io vorrei andare in biblioteca, se c'è una biblioteca. Ok, allora, una volta finita il vostro turno è sera, ok, e potete ancora fare qualcosa se volete prima di andare a dormire. Mi pare ancora... di ricordare. Andiamo a vedere... caro Otto, di aver chiesto appena arrivato in questo postaccio se ci fosse una biblioteca, ma mi hanno parlato più che altro che essendo qui praticamente nella Balubalandia, una roba del genere, ci fossero più che altro negozi di libri che non, proprio stiamo provare a chiedere ancora okay. Se c'è qualcuno magari che ha una collezione. No, oppure, cioè, ti dico, quello che mi sarebbe interessato è avere magari, visto che diceva cercate nel suo passato, volevo andare a cercare un albero genealogico della contessa. Magari non è nella biblioteca, ma magari, magari è in casa. Nei registri cittadini, esatto. Vi va di provare a parlare col capitano se ritenete possa essere utile, magari usando il fascino di Alexander che a quanto pare ha fatto... Ah, io so 40 di Charles. No, ma già anche l'altra volta ti aveva preso in simpatia. Provare innanzitutto a chiederle appunto riguardo alle indagini, supporto riguardo a informazioni sulla contessa, che comunque essendo un esponente, il capo della guardia cittadina dovrebbe avere qualche rapporto con i nobili della città, quindi chiedere a lei innanzitutto cosa sa.
riguardo le indagini finora svolte, cosa sanno, se appunto possiamo trovare questi registri, libri, biblioteca, eccetera, eccetera, e poi se la richiesta per il mandato è stata inoltrata, nel caso che appunto sia. Esatto, dobbiamo muoverci un attimo però con i piedi di piombo, perché magari non vorrei che la risposta sia fatevi i cazzi vostri, che non è, esatto, non è il vostro lavoro. Però magari anche un giocarcela sul incastrare. Abbiamo fatto un po' un giro, molti ci dicono che stanno cercando queste sparizioni, hanno chiesto a noi informazioni. Giochiamoci la carta Rudy, che almeno serve qualcosa. E diciamo, salve capitano, c'è detto Rudy che le ha inoltrato la richiesta per il mandato, come sta andando la cosa? Se ci dice, no, non ne so un cazzo, almeno sappiamo che possiamo provare a dire, ah no, perché avevamo chiesto per bla bla bla, e se ci dice, statene fuori, giriamo attorno. Va bene, se invece ci dice qualcosa, va bene così? Ci sto. Sì, Alexander, pensaci tu che sei già con un piedino nel reggiseno del capitano. Nel letto del capitano. Va bene. Ma è di sera? O glielo chiediamo domani mattina? In teoria dovrebbe essere ancora in ufficio, andiamo a vedere. Potete anche chiedere, cioè questo glielo potete chiedere anche quando finisce la ronda, nel senso... Perché siamo ancora in rapporto al capitano? Avete finito la ronda e Rudy vi sta salutando, quindi volendo potete appellare il via a lui adesso. No, noi dobbiamo andare a parlare... Volevo provare ad aggirarlo e usare il suo nome. Senza Rudy, cioè il capitano a quest'ora è... chiediamo a Rudy... Rudy, ma il capitano è Rudy? Lascia fuori Rudy. L'unica cosa non so se possiamo andare a trovare il capitano senza di Rudy. Questo non lo so. Ormai che siamo... domanda fuori gioco. Adesso che siamo da un po' lì, sappiamo se possiamo andare a parlare liberamente col capitano? Allora, sicuramente potete andare a parlare con il capitano. Certo è che quello che sapete di per certo è che a vostro rischio e pericolo potete gettare cattiva luce sul vostro sergente. No, non voglio gettare cattiva luce. Però questo intendo. Cioè, sì. Può essere rischioso mettersi contro a un vostro superiore. Ascolta, è una cosa che lui ci ha detto più volte. Richiedere udienza al capitano, potete assolutamente farlo. Assolutamente, no, ma io non voglio gettare discredito su lui, penso che ci possa essere utile ancora. Quindi, no, la mia idea era quella di... Riesce benissimo da solo, voglio dire, anche tra le altre cose. La cosa che mi interessava era proprio dire al capitano, sai, Rudy ci ha detto che ha inoltrato la nostra richiesta per il mandato, come sta andando? Cioè questo, lui ce l'ha sempre detto, quindi non stiamo facendo nulla di male. Lo so, non volontariamente almeno. Lo so. Ok, volete provare a farlo? Sì. Ok, vi dirigete alla caserma dove... ormai è quasi tutto buio, vedete che la maggior parte dei vostri commilitoni, tra virgolette, della guardia o sono fuori a fare il turno di notte, oppure stanno già o dormendo, sono diciamo fuori per bere e divertirsi. Altri stanno mangiando invece. Quando chiedete informazioni riguardo al capitano Pfeffer, vi viene detto che il capitano è ancora nel suo ufficio a lavorare. Ok, proviamo a bussare alla porta. Andiamo lì. E sentite, avanti! Vai, Pais. Buonasera, signor capitano. E faccio il simbolo di Sigmar. Lo stesso simbolo che... Signora capitano. Lei ti guarda un po' male. Perché mi guarda male? L'hai appena chiamato signor capitano. Signora capitano, scusa. Signora capitana è... Capitana. Ti ha guardato comunque male. Va bene. E le volevo comunicare... Io comunque ho fatto saluto militare classico. Ok. Idem. Le volevo comunicare che la pattuglia, la nostra ronda è andata bene, non sono stati registrati nessuna problematica durante la ronda. Oh, come flirti e... bene. Vai al punto, Pais. Questa è una tipa schietta, vai al punto. Lei ti sta guardando, non ti sta neanche più guardando, si è rimessa a scrivere su dei fogli. E volevo sapere se c'erano novità per la richiesta che ci aveva fatto, che aveva inoltrato il nostro sergente, in merito al mandato. E lei ti risponde un po' scocciata, dicendoti... sì, è da qualche parte qua sul tavolo, adesso non è il tempo. Perché mi permetto di insistere, non vorrei farle perdere. Ok, vai, ormai l'ha detto. No, vai.
non vorrei fare perdere tempo, ma tante persone ci stanno chiedendo informazioni sullo stato delle indagini, e volevamo capire se c'era la possibilità di avere il suo permesso per poter dare qualche informazione un pochino più dettagliata alla popolazione. Soldato, sto lavorando e i vostri permessi arriveranno quando il magistrato ci darà la possibilità di far avanzare la vostra richiesta. Ora fuori. Grazie mille, capitano, troppo gentile. Grazie mille. Capitano, non la disturberemo oltre. E lei vi fa tipo un segno con la mano di uscire. Andiamo, ce ne andiamo. Mentre sta continuando a scrivere. Ce ne andiamo. Non abbiamo... Però c'è. Rudy non ha detto una cazzata, signori. Grande Rudy. Sì. Ho capito, però... No, Pais... Aspettiamo il magistrato, se questi ragionano come... Però vuol dire tanto. Sì, anche secondo me. Sono... Posso dire che sono stupito? Quanto tempo è passato? Da quando Rudy ha fatto la domanda? Due settimane. Una settimana circa. 5-6 giorni, più o meno. Non è pochino. Non è pochino, però onestamente non pensavo neanche che l'avesse chiesto, Pais. Io avevo il sospetto che non l'avesse chiesto. Non ci fidiamo del nostro sergente, ma non eravate voi quelli... Non ci fidiamo di nessuno. È sempre un'avventura, Di te, Alexander. Non ci fidiamo neanche di te. Soprattutto di te. Ok. Volete fare qualcos'altro per questa sera? Volete andare per questa sera a mangiare? No. Per questa... Vabbè, mangiamo e poi per la sera... Scendiamo giù, vediamo se c'è il rancio. Nella mensa della caserma viene servito il vostro rancio quotidiano, diciamo, molto gustoso. Immagino. Sembra vomito di cavalletta. Sì, più o meno. Schifo. e niente, potete andare a dormire. Ma dobbiamo proprio andare a dormire. Se non dormite, mi sa che dopo ho incominciato a subire gli effetti di questa cosa. Di affaticamento. Andiamo a dormire. E come viene andare a dormire? Andiamo a dormire, te lo dici tu. Chissà cosa sogneremo stanotte. Esatto. Più che altro vado a dormire per curiosità, più che altro. Aspetta, come si chiama? C'è una fobia? Fobia del sonno? Stai facendo venire quella. No. Somnifobia. La somnifobia? La somnifobia sarà terribile, ha paura di andare a dormire. Paura di dormire. Di addormentarsi, di non svegliarsi dal sonno. Esatto. Ci stai facendo venire quella. Che tra l'altro mi aspettavo qualcosa di un po' più romantico, tipo una orfeofobia, una roba del genere. No, invece no. È somnifobia, bruttissimo. Ok ragazzi, vi svegliate la mattina successiva, belli pimpanti, sapendo che avete il giorno libero fino alle 8 di sera. Ringraziando Sigmar. Sì. Io provo a chiedere a qualcuno magari dei soldati veterani che abbiamo imparato a conoscere e quant'altro, dove è possibile trovare, così per curiosità, visto che vogliamo informarci meglio sulla città che dobbiamo proteggere, per quello che non sono altro, dove posso trovare le dinastie nobiliari oppure comunque gli alberi genealogici delle famiglie di Denathan. Loro dicono che puoi andare alla Town Hall. Ok. Se avete la mappa sotto mano, sapete anche, vi posso indicare anche dov'è. La Town Hall praticamente è questa cosa qua. Questo enorme complesso. Immaginavo. Il casermone. Sembra, no, questo è il municipio. È un enorme municipio, di fatto. Sì, quello che io ho chiamato prima casermone. Considerate grande Bude. Quello che stavo invece dicendo fra è che questo è il cimitero, questo è il castello della contessa, questa è la piazza del mercato dove hai fatto la rissa. Ah beh, non è proprio vicinissimo, Sono vicini, raga. Cioè, il cimitero è dall'altra parte. Poi questo... ma lo guarda, devo guardare lo stesso, Ci guarda sopra, ma il fatto è un altro, è che praticamente questa cosa qua, se vi disegno una cosa, ecco qua. È una montagna. Questa cosa qui è una collina, infatti vedete che c'è la strada che sale su a tornante. E arriva fino alla magione della contessa, quindi è abbastanza lontana perché c'è anche la collinetta che la separa. Sì, ho detto, poi mi sono ancora, ci si affaccia sopra. Ma così c'è tutta la materia prima subito di pronta soluzione la contessa nel caso. E poi non è detto che dentro la collina non ci siano dei passaggi segreti che portano sotto, se ci sono gli ascensori in questa che portano sotto al cimitero. Esatto.
siamo stati attaccati prendere... da non morti in un'altra magione. No, dico, non sia mai abbia necessità di prendere qualche cosa per qualche esperimento sta contessa. Va bene. Pais parte con dei pregiudizi incredibili. No, io ho paura. Io ho paura che questa si sia allontanata dalla luce dell'imperatore e sia finita. E dove è finita questa? Secondo te? Ah no, scusa, l'imperatore è in Silvania. C'è già una che te va, una che dice dove te ne vai a fare la vita privata vicino al confine tra la, con la Silvania. Cioè, o c'hai qualcosa da nascondere o in un rutto di paese sul confine. Ah, ma il paese sarà anche bellino perché Umber ha disegnato, sembra anche abbastanza carino. Ma vai a lavorare, cioè vai a vivere lì? Se vai al lago, Oh, raga, vai nell'Averland. Ovviamente questo è strano, soprattutto per una persona che era abituata a vivere ad Aldorf. Però ci sarà un motivo. Te ne vai a Null, ma Null è inquinato, te ne vai sul lago. Pensa se invece lei stesse cercando di difenderci tutti dalle forze del male. E tu pensi male di quella brava donna. No, io la ammazzo lo stesso. Nel dubbio, vai, sia dubbio. Vai in ira e carica. Va bene. Okay, come escono i canini, io picchio. Quindi, vabbè, Marco, tu hai scoperto dove è possibile ritrovare informazioni sulle dinastie di Edenhafen. E vorrei andare. Andiamo a vedere, perché io ho conoscenza araldica. Andiamo a vedere. Okay. Ancora queste conoscenze. Io no, conoscenza, una cosa serve, una buona idea, usiamo. Ok, andate tutti assieme? Certo, io accompagno Otto, gli dico che io ho studiato un po' di araldica, quindi vediamo se c'è qualcosa di interessante. E se la mena anche in gioco. E me la meno anche. Ok. Durante il mio apprendistato... Sebastian, tu cosa fai? Mi seguo, certo, non vi lasceranno mai da soli, soprattutto non ti lascerò mai da solo con Alexander. Ok, quindi andiamo? Andiamo. A fare gita... Moriremo tutti, andremo a morire. Eccoli, appunto. Beh, vedo che il buon umore non vi manca, quindi possiamo partire. Sì, allora, sì. Andate al municipio e una serie di impiegati del municipio vi accolgono in questa, diciamo, tetra enorme architettura. Sono come gli avvocati. Sembra essere abbastanza maltenuta come struttura. Ok, io intanto li ringrazio per l'accoglienza e gli dico che appunto per meglio svolgere il mio dovere, visto che ho la giornata libera, vorrei studiare un pochettino gli alberi genealogici della nobiltà di Edenhafen e capire un pochettino la storia del paese che dobbiamo servire. È possibile parlare con un bibliotecario, con un responsabile, con qualcuno che cura i registri? Loro vi dicono che gli alberi genealogici e, diciamo, i registri delle varie famiglie di Edenhafen sono tenuti sotto chiave, che vi serve un permesso per poterli consultare. Di chi? Un canato permesso. Beh, normalmente lui ti guarda un po', effettivamente un po' spaesato a questa domanda, perché ti dice normalmente viene fatta richiesta ai governatori della città. Ok, no, scusate, domanda strana, mi rendo conto, ma essendo nuovo non mi sono ancora ambientato così da conoscere tutte le meccaniche. No, e lui ti fa, sì, no, ma il problema è un altro, che i governatori della città non ci avevo ragionato. Io provo a fare un test di charme, dico, vabbè, comunque siamo rappresentanti della milizia, quindi... Vai, prova. Siamo in diretto contatto con... Vediamo un po'. Cosa devo fare? Solo affascinare? Charm. Se vuoi provarli a convincere, nel senso... Sì. Charm. 26 più 2. Ok, loro ti dicono... Beh, potremmo registrare la vostra richiesta comunque. Vi potremmo permettere di visitare sotto tutela del nostro custode... Certamente. I vari libri... Ovviamente meglio ancora. Non avete il permesso di portarli via, mentre normalmente... No, ma vogliamo solo vedere, vogliamo soltanto avere un'idea un po' più chiara della... Si può fare, e poi nel caso in cui poi le cose si siano sistemate e questa cosa verrà ritenuta non opportuna, dovrete pagare al massimo una multa. Va bene. Potremmo farvi avere poi l'autorizzazione da parte dei governanti.
Per caso avete libri di magia? E loro ti guardano e fanno... No, no, qua noi teniamo solo... Solo la magia non, è... non ci piace molto. E poi chiedevo per un amico. Ah, ok. E lui ti dice, sì, no, qua teniamo praticamente i registri della città e i registri delle famiglie nobili della città. Avete anche gli indirizzi che, delle persone che vivono in questa città, quando sono arrivate, quando se ne sono andate? No, abbiamo solo, diciamo, le famiglie nobili della città, quindi quelle che sono originarie di Denafen. O che hanno comunque delle radici a Denafen. Vabbè, andiamo a vedere, così evitiamo di perdere tempo un po' tutti, così almeno ci togliamo tutti i dubbi. Ok. Allora, un anziano signore, sarà sui 70, bello vecchiotto, vi guida attraverso... Guardare l'impero è un vampiro. Attraverso una sorta di porte blindate, che apre con un mazzo di chiavi. Chiama la Gringolt. Ragazzi, siamo alla Gringos. Beh, in sostanza, dopo aver superato una decina di porte, circa, arrivate in una stanza con un'enorme scalinata in legno che vi porta sottoterra. Ok. Okay. Io sussurro al più vicino tra i due, tra Otto e Sebastian. Caspita, avevano paura che si rubavano i registri. Se sono tenuti così sotto chiave, un motivo ci sarà. No, a me piace tanto il fatto che stiamo andando sottoterra un'altra volta. Basta che non sono le fogne, poi per il resto va bene. Ok. Andiamo. Perfetto. Scendete. Posso chiedere a quello che ci sta accompagnando come mai, a parte che ci presentiamo, io mi presento con il custode, il mio nome è Alexander. Palissander? Esatto. Alexander! Scandisco. Aris Kammer? Sì, va bene. E come mai... Avete messo i registri così sottoterra? Il tizio stringe un po' gli occhi. Io non ho nessuna pera. Come mai sottoterra i registri? Non ne usciremo mai. Come mai? Alexander, direi che è sufficiente così. Dove vado? Il nostro amico è già tanto quanto voi. Io a questo punto alzi due pollici al signore. Bene, seguitemi. Grazie. E a un certo punto vedete che accende un lume e lo mette su un piattino di, sembra essere rame, e lo infila dentro a una sorta di ago che c'è su questo piattino e incomincia a camminare lungo delle piccole stradine in pietra scavate nel terreno finché non vi porta davanti a una porta, diciamo, inferriata metallica, che apre con un'altra chiave e vi dice: ecco, accomodatevi. Grazie. Prima lei, signor. Gli faccio cenno, prima lei. E lui ti guarda e fa: eh? Non capisce. Gli indico prima lei, per giustamente per... Lui guarda nella stanza e fa: figliolo, non ci sono mica i fantasmi lì dentro. Ma fammi stare tranquillo, va. No, era per, diciamo, educazione. Ma io mica devo consultare i libri, io li conosco già tutti. Ok, io entro. Io dico a Sebastian... no, io ho conoscenza araldica, volevo dire di rimanere sulla porta. Almeno uno di rimanere sulla porta. Non è un problema, andiamo dentro. Andiamo dentro. Ok, il tipo si siede, prende uno sgabello dalla stanza e si siede vicino alla porta... appoggiando il lume su un tavolino che c'è proprio lì di fianco.
Nella stanza c'è un enorme tavolo al centro e le pareti sono invece costipate di libri su delle librerie di legno. Ok, tiro biblioteconomia. Scherzo, okay. Quello è Cthulhu, però vabbè. Ok, beh, ha a che fare con la soundtrack. Comunque, esatto, lo so. Comunque, fai un test di percezione se vuoi cercare un libro in particolare. Ho dimenticato una cosa particolare che mi ha fatto venire in mente il tiro di dado. Che io non so leggere. Infatti, vabbè, mi sa che il trasso è l'unico che sa leggere. Io provo a cercare le figure, se c'è qualche genealogia che conosco. Cerco io. Vai, tu fai un percezione. No, io devo percepire solo se trovo i simboli. No, io ti faccio un... Io vi aiuto, vi porto i libri in basso. No, aspetta, io ti racconto. Cosa stai tirando tu, Marco, c'è per la ricerca? Meno 4, percezione. Meno 4. Ok. 8 per te, c'è anche la scaletta di legno. No, ma io mi rendo utile, quindi prendo quelli in basso. Ok. Ho fatto io una percezione, ho fatto più uno. Ok. Dopo, diciamo, circa 2 ore di ricerca... Io so leggere. Libreria... Sì, ma è il problema che... Dubbio. Il problema è, non è questione di saper leggere, di trovare il libro che ti interessa. Esatto. Okay. E dopo 2 ore che state cercando, con l'aiuto del buon cavalier Paisello, che guarda solo le figure come i bambini, e io quello primo libro con le figure di donnine, già lo so. Trovi un libro che sono ti dice storia delle famiglie nobili di Denafen. La storia del vecchio. Ho trovato qualcosa, lo poggio sul primo tavolo che ci sarà in giro. Ok, il tavolone, C'è un tavolo avvicino una luce. Avvicino una luce. Ok, sì, vabbè, avete dei lumi che vi ha acceso il tizio. Ok, e cominciamo a leggere. Okay. Cosa c'è scritto? Il libro è piuttosto grosso, sarà circa un 200 pagine. Il libro è più o meno grande un 50 centimetri per 30. E vedete che oltre allo stemma della città di Denafen, che non avevate ancora visto, tra l'altro, non è presente da nessuna parte questo stemma. Mm-hmm. Lo stemma è fondamentalmente una sorta di albero essiccato con sopra un piccolo corvo. Io non lo ricordo. Il corvo com'è? Nessuna... Dagli aperte, dagli chiuse, appollaiato? No, è appollaiato sul ramo. Io non lo ricordo nessuna cosa che ho già non visto. Non avete mai visto questo simbolo? No, ma intendo nella città, non avete mai visto questo. Io dico in generale, non l'ho mai visto neanche nei libri che ho consultato nella mia biblioteca. Puoi fare un test eraldica? Allora, aspetta un secondo. Allora eraldica è... Questa è la decima sessione, signori, eh? Ah, 24, 20, aspetta, 24 più 1. È una buona cosa questa. E siamo più ancora uno. Vivi. Esatto, questo è lo il disse, punto. Lo disse e morirono su. Grazie. Hai gufata, Fra. No, non lo dire. Hai gufata di brutto, Fra. Merda. Benvenuti a bordo. No, rifate la scheda. No. Ah, io ho pagato 100 punti per avere questa scheda. E mi sa che qua è la mia vicina a cucinare. Arriva un buon odore. Alle 10:30 di sera. Mi sembra strano, è un buon odore, non c'è niente fuori frigo che possa fare odore. Aveva un odore tipo di focaccia, tipo di pizza. Sento gli odori, io domani farò la pizza, però sento gli odori. C'è chi sente le voci, c'è chi sente gli odori. Sì, esatto. Io sento gli odori. Comunque io ho fatto più uno, Umbe. Ok, allora, questo simbolo ti ricordi che di averlo già visto, ma non hai idea dove, e quando, e perché. Vedo male che ci abbiamo conoscenza araldica. È una sensazione. No, non è una sensazione. Hai ricordo di averlo già visto su qualche libro su cui hai studiato, ma non ti ricordi minimamente dove, quando, perché, in che situazione, in che contesto. Notare che io studiavo sui libri, ma non sapevo che cazzo c'era scritto, cioè guardavo solo le figure. Nella Magione in Silvania.
Nella Magione in Silvania. C'è qualcosa di... Quando io sono entrato e vedevo quella specie di altare con il bambino che non era un bambino, c'era una specie di simbolo araldico sulla parete. Che cos'era quello invece? Era lo stemma dei Vondrak. Quello era uno stemma che però non sai cos'è, perché Paesiello non so cos'è. Sta giocando ancora in meta, porca boia. Paesiello, ok, no, no, ti faccio diventare una rana, ti faccio diventare... Sì, non so che cos'è. Smetti di dire le cose che sai che non sai. Smetti. Una locusta! Fallo diventare una locusta. Oddio. Ok, no, mi basta sapere che non so cosa sia, che quindi non è questo. Sono diversi. Ma non mi ricordavo io, No, ma sono diversi. La cosa perfetto. Che mi ricordi è che sono diversi. Lo custalo. Ci sono diversi nomi di famiglie. Ci sono gli Aschaffenberg, ci sono i Browninger, i Brunner, ci sono i Karstad, ci sono gli Jungfreud, ci sono una serie di nomi di famiglie nobili. E li scorre tu, i Pantera. I Longfellow? Non ci sono i Longfellow. Ah! Zan. Allora si sono trasferiti. Lui ci ha detto che solo quelli che vivono qui sono finiti in questo registro. Ok, ma quindi è interessante sapere che la contessa non è che si è trasferita qui perché c'era già una villa di famiglia oppure dei parenti. La contessa si è trasferita qua per i cazzi suoi. E allora dobbiamo capire a chi apparteneva quella villa, se non era della contessa. Ok. Vuol dire che l'ha comprata. Tu puoi fare un test di percezione, perché sei l'unico che sa leggere. No, incredibile, 12, non pensavo, su 30 è più 2. Tu Fra hai... Cosa nota? Hai sott'occhio il paragrafo sugli Jungfreud, che obiettivamente sai essere gli ex governatori di questa città. E in una piccola, vedi che leggendo non stai neanche tanto a leggere la storia perché è parecchio lunga, ma il tuo occhio cade su un punto che è stato aggiunto di recente, perché l'inchiostro è più fresco. E questo capitolo, questo piccolo paragrafo ti racconta di come gli Jungfreud negli ultimi anni, a causa di malattie molto gravi ai loro esponenti della famiglia, si fossero indebitati tantissimo e molta della loro ricchezza era andata perduta. E che fondamentalmente la loro magione era stata venduta a una famiglia nobile straniera. Te lo dici, Fra? Famiglia nobile straniera, quindi, che arriva da un'altra regione. Sì. Tipo comunque, la Silvania. No, straniera inteso no. Che non è un'altra parte dell'impero. L'ha presa la contessa, appunto. E quindi, visto non essendoci in quella imperiale, è una famiglia straniera, quindi arriva dal di fuori dell'impero. No. In questo registro ci mettono solo quelli che sono di questa, solo che sono quelli che sono del posto. Un foresto, non uno straniero in questo senso. Sì, un foresto. Ma collegavo al fatto che prima, correggetemi se sbaglio, ci abbiano detto che i Longfellow come non ci siano all'interno dell'araldica. Di questi vengono da fuori. Città, perché vengono fuori dalla città probabilmente. Ah. Non dall'impero, dalla città. Ok. Niente, avevo collegato male le due cose. Grazie. No. No, ma tanto questa con la Silvania ci ha trafficato sicuramente, quindi non è... Magari arriva da Lamia, che ne sai? Otto tipo sbuffa sentendo l'ennesima paranoia di Alexander von Manfred. Veramente, vede vampiri ovunque, Cristo, Van Helsing. Sì, Van Helsing mi spiccia a casa, non per dire. C'è altro, tra l'altro, o è tutto qua? Il resto, diciamo, pare essere una descrizione delle casate, quindi... Ti chiedo soltanto una cosa, Francesco, Sebastian, ti chiedo, i Karstad invece, cosa viene detto sui Karstad? Cerco. Ok, ti leggi un po' il paragrafo sui Karstad e scopri che praticamente possiedono diversi possedimenti all'interno della,
della città, anche se non, diciamo che la loro famiglia originariamente non era di Denafen, ma che in tempi antichi una ramo della famiglia Karsal si è spostata a Denafen e quindi è entrata a far parte del circolo storico di quelle che sono le famiglie di Denafen. I Karsa sono molto famosi per essere dei mercanti, sono mercanti estremamente importanti e hanno, diciamo, in mano un buon 60% del mercato del Reichstag. Condivido con Otto. Grazie, Sebastian, grazie. Ma adesso. Ok, direi che abbiamo trovato un po' di informazioni. Quindi sappiamo che la casa della contessa era della famiglia Jungfreud. Jungfreud. E sono quelli che sono andati via, giusto? Sì, ed è interessante anche questa cosa della malattia, onestamente. Sarà la piaga del vampirismo? Stai rischiando, Dopo Ale. non lamentarti che ti arrivano i pugnali di Otto nei polpacci, però. Ah, sono io quello! Cosa c'entra? No, intendo però ad Ale questa volta, no? Dopo non si Ah, lamenti ok. Ale che gli arrivino i pugnali di... Perché sappiamo No, che ma Otto ha Otto, i pugnali no. facili, Otto. Non mi pugnalerebbe mai, io gli ho salvato la vita. Beh, oddio, adesso lo stai uccidendo, però. Ah? Ti sei perso l'espressione di Alexander da Otto. Alexander toglie. Sì, anche Otto, però. Anche perché ricordati che da questo punto di vista siamo pari, Ale. Ah. Anzi, forse a credito. No, no, siamo pari. Ok, io direi a questo punto che qui abbiamo trovato quello che ci interessava. Però c'è da dire una cosa, non vorrei neanche andarmene troppo velocemente. Perché tornare una seconda volta non so se ci fanno entrare ancora così a gratis, come Virciamo se... un altro po' in maniera attenta, almeno io mi guardo intorno in maniera attenta a vedere se trovo qualche altro libro di Io araldica. sono un po' inutile da questo punto di vista, Sono gli quindi... unici che posso vedere, non è che posso. Non potendo leggere, Pais, il tuo tutore non ti ha insegnato a leggere, ti ha insegnato Mi solo ha fatto vedere, mi ha fatto vedere le araldiche, ma non mi ha detto queste e queste. Probabilmente da bambino non prestai abbastanza attenzione alle lezioni dei tuoi mentori, e quindi poi quando sei scappato via da Tilea per sfuggire a non si sa Non lo cosa. sanno, non lo sanno, non lo sanno, non lo Faccio sanno! come fai te, spoiler le cose, vaffanculo, basta, anch'io lo faccio. Spoiler! Ah, tra l'altro, prima ho notato che Alexander si è interessato molto, si è fissato molto su un simbolo di araldica particolare. Gli chiedo se avesse qualcosa di importante per lui, quell'albero avvizzito col corvo appollaiato sopra. Visto che Io l'ho non ci ha già detto un visto. cazzo. Io l'ho già visto questo simbolo, non ricordo dove. L'ho già visto e non ricordo a chi appartiene, però l'ho C'è visto. scritto niente in giro? Umbe. No, è proprio sulla copertina del libro questo simbolo. E c'è scritto città di Denafen. Quindi Chiedo al presu. vecchio, gli indico col dito il Mira il simbolo sul dito. libro. Fa. Questo è il simbolo della città. Non A quante? so, non, Continua a non so cosa mi indicare. stessi aspettando, però. No, so, ci riprovo, continuo a indicare se dice qualcos'altro perché E lui si guarda e parlargli è fa: inutile. questo è il simbolo della città. Io vado dal signore e senza farmi rendere conto che sto urlando, ma con espressione pacata urlo, gli dico: ma è un simbolo anche di qualcos'altro? E lui fa: rappresenta la grande quercia all'interno del cimitero di Denafen. Grazie! Viene in mente che potrei averla vista lì, quella quercia, no? Non ci siamo mai stati, credo, nel cimitero. Neanche nel sogno? No. Ma ci andiamo adesso nel cimitero, salutiamo il vecchio. Ok. Va bene, onestamente non mi viene più niente, in mente niente qui dentro. Spulciando non viene fuori nient'altro, Umbe, ci prendiamo il nostro tempo, non viene fuori Spulciando che? niente. L'unico che può spulciare è Sebastian. Se Sebastian trova qualcosa, bene, Sebastian, puoi altrimenti... spulciare un altro po'? No, possiamo andare. Ok. Ok, andiamo. Ok, va bene, uscite dalla cosa, i vari impiegati del comune vi salutano.
noi li salutiamo e li ringraziamo tutti per il servizio che hanno reso alla città. E loro vi ringraziano. Io posso chiedere a loro perché erano così in profondità gli archivi della città? Non c'è il rischio che si possano rovinare? Ti dicono che vengono tenuti al sicuro perché se dovesse scoppiare un incendio, lì sotto le fiamme non ci arrivano. Esatto. Io ringrazio, come ha fatto Otto, per il servizio che ci hanno reso. Ricordo loro i nostri nomi e se avessero bisogno siamo al loro servizio. Yeah, mi è anticipato. Ok, loro ti ringraziano e vi salutano. Voi quindi volete andare a fare un salto al cimitero? Certo. Visto che è giorno, sì. No, è notte. No, è giorno. È giorno. Pomeriggio. È pomeriggio. Prima che faccia buio io andrei a vedere questo. Allora, esatto, però prima di procedere lì, potremmo fare una pausa veloce? Io ho una commissione da fare. Devi andare certo. In bagno? Andiamo. Ok. Allora, se lui dice commissione, tu devi sottolineare l'ovvio che lui non lo vuol dire. Ok, mentre i miei compagni magari fanno una pausa e quant'altro, Umbe, io mi dirigo a dove ci ha detto l'avvocato che ha lo studio. Ok, va bene. Ah sì, io non ci parlo con l'avvocato. Ok, vabbè, tanto tu stai facendo una pausa siesta. Ok, sigaretta. Ok, viene accolto da una sorta di segretario. E dico che voglio parlare con l'avvocato. Lei fa... Sei in ufficio. Lei, questo tizio fa... Beh, ma sta parlando della signorina Vinandus. Sì? Lei è un magistrato. Si è proposta come nostro avvocato durante certo, la nostra... Farlo, ma lei vabbè. Ha la carica di magistrato in città. Ok, grazie mille. Scusi, errore mio. Vorrei parlare con il magistrato, Rovinandus. Certo, sento se è libera. Grazie. Entra nella porta e dopo 5 minuti torna e fa... sarà subito da lei. Grazie, gentilissimo. E... Dopo poco esce a braccia aperte, ti saluta e fa... salve signor Otto, come sta? Io mi inchino un attimo e faccio molto bene, magistrato, molto bene. Sono venuto perché ci ho pensato parecchio e le devo delle scuse. Oh, mi raccomando, lo sa che possiamo tranquillamente chiamarci per nome. Mi può chiamare Osanna. Grazie Osanna e comunque rinnovo il fatto che le devo delle scuse. Perché mai? Non l'ho trattata bene durante la nostra udienza, ma non ho preso bene quello che è successo. Ah, lo capisco, signor Otto, a volte la giustizia può sembrare molto ingiusta agli occhi di chi magari viene ingiustamente colpevolizzato. Però purtroppo alle volte capitano questi piccoli inghippi. Fortunatamente ci sono persone che come me mettono al di sopra, diciamo, la vera essenza della giustizia. È per questo che sono qui a parlare con lei. Ditemi cosa vi serve. Sto imparando a conoscere le Nafen e non tutto quello che vedo mi piace. Vedo una grande sfiducia nelle guardie, vedo una grande sfiducia nel governo, vedo una grande sfiducia della gente, che onestamente ho preso a cuore di cambiare questa situazione. Beh, è un ottimo proposito, soprattutto sicuramente se continuerà in questo modo penso che sarà più facile rimuovere questi 3 anni dalle vostre spalle. Onestamente a questo punto la storia dei 3 anni mi interessa anche giusto. Beh, voi non siete mica un mercante. Sono un mercante, però a questo punto di vista sto vedendo altre possibilità. E una di queste possibilità è fare in modo che ritorni un governo ad Enafen, ma nelle mani giuste. Che ritorni la fiducia nella guardia. Che ritorni, da questo punto di vista, un mondo dove non si debba per forza arrivare a quello che ho visto succedere nella città. E io penso, da questo punto di vista, che delle persone giuste nella guardia e delle persone giuste nel governo possano aiutare. Beh, sicuramente.
Però mi sembra, diciamo, alquanto facinoroso, diciamo, il fatto che questo enorme fardello ricada su un mezz'uomo. Assolutamente sì, non ho intenzione di fare tutto da solo. Beh, ci vorrebbe una compagnia. Non Ci vorrebbe una compagnia. so perché, ma questo mi ricorda una storia. E però da questo punto di vista, ovviamente la compagnia può fare il volto pubblico, ma serve anche qualcuno che tiri le fila da dietro. Sicuramente, però, beh, insomma, venite al punto, volete che partecipi a questa cosa? Sì, e vorrei da questo punto di vista che qualcuno che si è proposto come mio amico, anche se non lo conosco, possa essere un amico di Denafen in generale, se è interessato a farlo. Beh, potrò provare a parlare con con i suoi amici, signor Otto. Grazie mille, Osanna, è proprio quello che speravo di sentirmi dire. Farò quello che è possibile. Dopotutto diciamo, addolora sentire che un mezzelfo, no, un mezz'uomo ha così a cuore. Oh, scusate, un mezz'uomo ha così a cuore. Oh, piccolo lapsus, stavo pensando un'altra cosa. mi addolorerebbe sentire che un mezz'uomo così grande di cuore fallisca nella sua onorevole impresa. È mio dovere aiutarvi. Grazie mille, ma soprattutto è per il bene di Denafen. Certo, si intende. Grazie mille, non la disturbo oltre allora. Buona Buona giornata, signor giornata. E raggiungo i miei compagni. Ok. Dove sei stato, Sono andato a cercare amici. Forse E li hai trovati questi amici? sì. Forse sì. Perché? Invece più di quello che l'apparenza non suggerirebbe. Annuisco e sorrido ad Otto. C'è bisogno a questo mondo anche di persone che vengono sottovalutate, ve lo dico sempre. Hai tutta la mia stima, caro Otto, e tutto il mio rispetto, oltre che il mio affetto. Ok, il nostro Otto ritorna dalla sua gita, diciamo. Era già tornato. Ok, beh sì, beh, Andiamo ripetevo, al ricapitolavo. cimitero. Ok, il cimitero vedete che è abbastanza grosso. È grosso quanto un quarto della città, praticamente. Ok. Questo è un. Io faccio vicino a Sebastian. Questo potrebbe essere un enorme problema. Non capisco perché, caro Sebastian, ho detto. Alexander. Non capisco il perché, caro Alexander. C'è qualcosa che ti spaventa, ti preoccupa? Una sensazione, un po' come quando vedi una cavalletta. Occhio malocchio, prezziamo le finocchi. Sì, esatto. Hocus pocus. Comunque, Il simbolo di Ulrich, questo è il simbolo di Ulrich. sì, eccolo. È Ulrich È Wewe. la U di Ulrich È questa. No, questo per Ulrich. davvero è il simbolo di Ulrich. Ulrich Ulrich Wewe. Wewe. Comunque, vedete che è una distesa di lapidi quasi infinita. E al Non me centro l'avrei di. mai aspettato in un cimitero. Al centro, Incredibile. no, beh, però non ci sono mura, è completamente aperto il cimitero. Pure. Quindi non è il classico cimitero murato di morra. E al centro di questo enorme lastricata di lapidi c'è un'enorme quercia secolare, completamente avvizzita e secca. Ma è È molto quasi grossa. pietrificata, quindi. Quasi, quasi sembra pietrificata, sì. Cosa particolare. Vediamo anche il palazzo della contessa, da lì si vede qua, si vede, sì. Sì, in lontananza sulla collina si vede il palazzo, cioè la magione. E non c'è un ingresso, una casa del custode, un qualcosa di. No, non ci sono. Custode! C'è un cimitero così, proprio abbandonato a se stesso. Non c'è un cartello, veramente non c'è Non c'è niente. niente, ci sono le lapidi, che cartello? Che castello vuoi trovare in un cimitero? Voi siete qui. Vicino. No, No, c'è la Silvania di qua, c'è vicino alla l'impero. quercia, ci può essere scritto questa quercia Io era vado alla questa. quercia intanto. Andiamo alla quercia.
Voi siete qui, un giorno ci finirete per sempre. Vabbè, arrivati alla quercia, vedete che è veramente enorme. Vi sovrasta l'altezza di questa quercia. Ispezionandola posso trovare dei dettagli, non so, dei sembra pertugi. Sembra realmente pietrificata. La posso toccare, non lo so. Sì, puoi toccarla. Sembra fatta di pietra. Riferimenti a corda invece... Scusami, vai, fra. Cerco di ispezionarla. Ok, fai un test di percezione. Fino adesso è andato troppo bene. Marco? 98. Sono io la quercia adesso. No. No, chiedevo se ci sono invece riferimenti a corvi da qualche parte. No. La cosa è strana. No, beh, nel senso, il simbolo è una quercia avvizzita con sopra un corvo. Ho detto, magari da qualche parte... Alexander von Manfred in questo gioco fa la parte del complottista. Il complottista, cazzo. del terrapiattista di morte. Secondo me sono quelli di Altdorf che stanno insidiando l'economia. Sì, sì, sì. Secondo me non troppo va a cercare le altre del 5G di Den Hafen. Sì, esatto. Ci sono le tombe, magari dei mausolei riguardo, che ne so, dei Jungfreud piuttosto che. No, non ci sono. Possiamo esaminare una lapide? Possiamo esaminare una lapide? Sì. Quale lapide vuoi esaminare? Sì, però se andiamo a cercare una per una finché non troviamo i Jungfreud. No, una voglio capire cosa c'è scritto. Ci trovi tipo il nome, la data della morte, che risale circa 12 anni fa, e niente di particolare, è un pezzo di pietra inficcato nel terreno. Quindi scusami, davvero confermi, non ci sono mausolei nobiliari? No. Quindi anche i nobili vengono seppelliti così, ok. Lo sappiamo, così possiamo desumere, ma non lo sappiamo in realtà. Non c'è una casa dove vengono preparati i cadaveri, una struttura al di là delle lapidi? No, abbiamo detto. No, okay. Perché una volta uscite da Den Hafen non c'è niente, se non questa distesa di lapidi fuori dalle mura, proprio in quella qua zona. Qua sono nel Medioevo, qua scavano e buttano dentro. È già tanto che scavano. No, qua scavano perché hanno paura, qua scavano perché li legano anche. Non si sa mai. La cosa è un problema. Questa cosa è un problema, è l'idea che ci siano così tante lapidi. Non c'è nemmeno nessuno che prega sulle tombe, niente. Siamo soli. Sento molto solo in questo momento. Siete da soli, non c'è nessuno in questo posto. Vabbè, si sta facendo tardi a questo punto. Considerate che è tardo pomeriggio. E potremmo provare a passare la notte qui. No, dobbiamo andare a lavorare, esatto. Dobbiamo andare a lavoro e vorrei anche andare a cenare prima di... Ok, andiamo. Non mi viene in mente nient'altro da cercare al momento. Ok. Neanche a me. Ok, allora... Va bene. E anche provo a fare, visto quando stiamo camminando, provo a fare un test di percezione se c'è qualche lapide che sembra più ornata delle altre. Vai, fai un test di percezione. 61, meno 2, niente. Sembrano tutte apparentemente molto simili. Ok, tornate all'interno delle mura della città e ovviamente vi ritrovate con Rudy nel quartiere dei docks. Rudy vi avvisa e fa: bene ragazzi, adesso vi devo avvisare di questa cosa. Ormai ho fatto anche rapporto al capitano, siete pronti per portare avanti le vostre ronde da soli. Quindi da domani avrete le ronde della notte per 3 giorni, le ronde di giorno per 3 giorni e così via, alternandovi il ciclo potrete fare tranquillamente da soli. Ok. La zona rimarrà sempre questa, mi raccomando. È un onore per noi che tu ci dia tanta fiducia e che il capitano ci abbia dato tutta questa fiducia, Rudy, grazie. Ah, vi ritengo abbastanza pronti e responsabili per fare il vostro lavoro. Ma comunque non rimpiangete il passato, perché per stasera saremo ancora assieme. Okay. Che bellezza. Molto bene. Che bello. Ok, vi incamminate nel quartiere e dopo un paio d'ore che state girando, ormai è notte fonda,
Vi imbattete in una, in un vicolo vicino, diciamo vicino agli, ai, ai pontili che poi portano fuori dalle mura e arrivano fino al fiume. Vedete un gruppo di persone radunate e si sente tipo, insomma, un po' di discussione. Ci avviciniamo tranquillamente. E vedete che ci sono un gruppo di personaggi che se, tutti hanno queste questi tatuaggi sul, sul braccio e hanno le, sono smanicate le loro vesti. Alcuni portano degli strani berretti, ok, tipo legati con delle sorte di lacci al mento, sotto il mento, e sono tutti attorno, questi tizi, a un altro uomo, circa sulla trentina, che ha delle vesti da mercante sostanzialmente, con una gualdrappa e di pelle, eccetera, eccetera. E vedete che il tizio in mezzo a, questo, a questi uomini sta, gli sta tipo supplicando, cioè le mani tipo Prova ad ascoltare che, i discorsi che stanno facendo. Ok, senti che tipo lui sta implorando, ma fa: vi prego, io non ho ancora tutti i soldi. A questo punto intervengo e dico affabilmente, c'è qualche problema. Rudy ti mette una mano sul petto e mm-hmm. appena ti vede pronto, esatto, a interagire, okay. E si va avanti lui e fa: che succede qua? Che succede qua? E l'uomo vestito con abiti da mercante gli fa: la prego, dica a questi signori che io pagherò, però non ho i soldi in questo momento. E vedete che Rudy ascolta in maniera abbastanza passiva tutte queste cose che lui sta dicendo. Dopo che il tizio, diciamo, ha finito di balbettare e gli ha detto tutte queste cose, si rivolge verso uno dei tizi che sembra essere il loro capo. Diciamo. E senza dire niente, il capo inizia a parlare e dice: ci deve la tariffa dei doc. E Rudy si accarezza un attimo il mento, leggermente barbuto. Anche Otto, sappiatelo. Si accarezza il mento barbuto e fa: beh, è meglio che ciascuno paghi quello che deve, amico, rivolgendosi al mercante. Guarda sia il mercante che i tizi e dice: questo è un buon consiglio per tutti, E sorride. E dopodiché, dopo aver fatto questa cosa, dopo aver guardato sia il mercante sia i tizi e avendo detto: questo è un buon consiglio per tutti, e dopo aver sorriso, si gira e vi fa cenno di andarvene, cioè di andarsene. Ah no, a noi? A tutti. Cioè, vi facendo andiamo. Basta, è risolta. Ok. Io posso provare a fare un test di intuizione, vedere se c'è qualcosa che... Cioè, se c'è stato qualche sguardo tra Rudy e il... Certo che c'è stato. Un test di intuizione, se vuoi. Ma soprattutto c'è. Quello che mi aspettavo ci fosse, nessuno... E tutti mi hanno detto che non c'era, c'è. Eccolo qua, finalmente, ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho, più 3. Più 3? Mm-hmm. Beh, allora Rudy ha fatto un cenno a... Allora, Rudy ha detto queste parole facendo esattamente queste cose. Lui ha detto: meglio per tutti pagare ciò che si deve, amico. E poi guardando sia il mercante che i tizi ha detto: questo è un buon suggerimento per tutti. Non è vero? Quindi se n'è andato. Una parte arriva anche a lui. Certo. Potrebbe essere anche così. Quindi lui ha fatto quello che voglio fare io. Solo che io lo farò meglio. Ok. Ok. Io seguo Rudy.
ok. Anch'io vado con loro, però gli dico, ma è il caso di andarcene via così? Aspetta, Sebastian, tu cosa fai? Seguo Otto. Ok, mentre state andando via e state seguendo Rudy, sentite che dietro di voi i tizi stanno picchiando il mercante. Io dico a Rudy, ma è una scelta saggia fare... E mi fa, lascia stare. Vorresti aiutarlo? No, no, non bisogna mai mettersi contro la gilda dei Dockers. Non fa bene al business. E poi comunque, in ogni caso, non mica lo uccideranno. Non potrebbe dire ferito, che la guardia Rudy è arrivata e non ha fatto niente. Non potrebbe dire che poi la guardia è arrivata. No, e poi dopo tutto lui è lui in difetto, deve pagare. È lui che in difetto le deve pagare. Probabilmente si è indebitato. Ma cos'è questa tassa dei porti? Beh, quelli lavorano ai porti, quindi aiutano a scaricare e caricare le merci e hanno le loro tasse. E quindi di conseguenza si vede che il mercante non ha rispettato la legge. Rudy, io invece sono molto ferito. Perché mai, mio caro Otto? Perché quando io ti ho chiesto se ci fossero organizzazioni in queste zone di cui bisognava sapere qualcosa, mi hai detto che non c'era nessuno. Che cos'è questa gilda dei... Cos'è questa gilda dei Docker? Beh, loro sono, come si può dire, semplicemente onesti cittadini che si preoccupano del commercio delle merci via fiume. Certamente, anch'io sono tuttora un onesto mercante, anche se sto lavorando. Per questo sono così interessato. Beh, se sei interessato potrei sicuramente andarli a trovare quando ti pare, nei vari bar o nelle varie locande lungo le taverne dei docks. E quali altre Una particolare? No, li troverai ovunque, sono dappertutto nei doc loro. Caro sergente, io è un po' che mi stavo chiedendo questa cosa. Non essendoci un governo, come fa una città a prosperare così? Sono quindi queste gilde che si sono adoperate per mantenere l'economia viva, o mi sbaglio? Ma certo, ovviamente, sono gli abitanti di Denafen che stanno facendo la differenza in questo momento. Perché sono gente forte, c'hai ragione. Eh sì. Vorrei avere una pipa in questo momento. Ok. Ok, questo è interessante. E quindi adesso cosa gli faranno? Scopriranno, insomma, riusciranno a trovare un accordo e, insomma... soprattutto noi riceveremo un riconoscimento per aver saputo riconoscere i giusti, come dire, tributi. Dagli ingiusti. Sì. Mi piace questa cosa. Importante capire dove sta il bene e il male in questa città. Assolutamente. Grazie Rudy, il mio rispetto per te cresce di giorno in giorno. Ah, anche il mio per voi, ragazzi. Quando, insomma, quando siete stati affidati a me, ero un po' preoccupato, devo ammetterlo, ma ora capisco che siete la miglior compagnia di guardia che abbia mai guidato all'interno delle mura di Denafen. Oh, sei troppo gentile, solo grazie ai tuoi insegnamenti. Andiamo a farci la birra tra un po'. Ho una domanda, sergente. Mi dica, signor Otto. Mi fa piacere che ci abbia disegnato come i migliori, ma lei che ormai conosce da tanto tempo le guardie, c'è altra gente come noi che abbia voglia di fare la differenza? Quelli che hanno voglia di fare la differenza ormai sono pochi qui a Denafen. Però vorrei conoscerli, perché questa idea di compagnia a me sta piacendo. Insomma, bisognerebbe capire chi è in vena di fare, come dire, squadra, come si suol dire. Esatto, cercavo qualcuno che abbia voglia di fare squadra. Beh,
Che so, io sono un sergente e ogni tanto le altre guardie non si aprono molto con me, ma voi magari potreste, diciamo, ecco, fare amicizia. Abbiamo la sua approvazione per questo? Io non, di certo non vi impedisco di fare amicizia con le altre guardie. Grazie mille, Rudy. Lei è il migliore. E lui vedi che sorride e ti dà una pacca sulla spalla. Ok. Questa città la renderemo al suolo. No, no! Se saranno i non morti, lo faremo noi. No, no! Ma perché rendere al suolo una città? Che può farti guadagnare un sacco di soldi. Quando puoi farla diventare una città della Madonna, ma con le tue regole. Con blackjack e squillo di lusso? Bravo. Tra l'altro questo mi ricorda che noi dovremmo anche decidere, cari amici, il party ambition in short e long term. Oltre a quelli personali che ancora non abbiamo definito, almeno io stavo. Io sì che l'ho definito. Eccolo lì. Ma da subito, tra l'altro. Vabbè, ma a me ci sta anche come plot nella vabbè, mia trama. Lo decidiamo dopo, adesso andiamo avanti con la cosa. Vabbè, okay. Torniamo indietro. Diciamo che la resta della serata va anche tranquillamente e Rudy alla fine vi offre anche una birra e vi fa, bene, dopo questa birra me ne vado a dormire. A Rudy! E fa, a voi ragazzi! Che le vostre prossime pattuglie siano fruttuose. Ciro. Ci toccherà giocare a guardia buona e guardia cattiva, Otto. Certamente. Quando Rudy se ne va, detto che poi andava, io guardo Alexander e dico, Alexander, mi pare di capire che non ti sia piaciuto molto quello che è successo stasera. No, mi stupiva soltanto il fatto che hanno lasciato questa, cioè che siano così organizzati da non temere un eventuale intervento delle guardie. A me invece non è proprio piaciuto per nulla quello che ho visto. Perché? Perché, beh, io sono un onesto mercante, sono sempre stato in grado di trovare profitto anche senza fare del male a delle persone. Ma in questa città c'è qualcosa di strano. Certamente. La milizia si sta prendendo troppo potere. Da un lato non mi dispiace, però effettivamente qualcuno potrebbe ficcare troppo il naso. Ma non è tanto quello. È il fatto che se opprimi delle persone, prima o poi queste ti danno contro. Se da un altro lato tu metti sì una tassa, perché le tasse esistono, ma la gente arriva a pagarla volentieri, questo cambia le cose e la città è felice, il commercio prospera. Cosa stai suggerendo per renderli felici di pagare? Li hai visti questi qui? Non hanno gli occhi per piangere? Non penso che siano così volentieri. No, beh, tieni conto che se gli si promette di poter pagare tranquillamente senza essere malmenati, è sicuramente un miglioramento. La guardia continua a guadagnare, i signori continuano a guadagnare, la gente è felice. Ma a me viene il dubbio, come facciamo? Ovvio, sistemiamo le meccaniche. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo parlato con la gente. Abbiamo aiutato le persone. Sia da un lato che dall'altro della barricata. Quindi ci stai proponendo, e abbasso il tono della voce, stai proponendo di essere la nuova bilancia di Adenafe? Sì. Ok. Ambizioso per un onesto mercante. E rimarco l'onesto, per un onesto mercante. Beh, è il mio lavoro far guadagnare tutti. Certo, questo ci garantirebbe appoggi, amicizie, anche per la nostra missione principale. Assolutamente. Fino a sì. La contessa Longo, anche se ormai io ho pochi dubbi sulla sua sorte, vista
penso che ormai l'abbiate capito che... Credo che tipo, se Paisiello dice ancora una volta che la contessa è un vampiro, sbuca tipo una balestra dal nulla e gli tirano un quadrato nel cervello. No, la cosa che volevo dire è che penso che ormai abbiate capito che se non ci muoviamo noi a ottenere delle informazioni non arrivano. Dobbiamo sempre rimanere dal lato giusto della giustizia, sennò perdiamo l'appoggio che abbiamo. Ma dobbiamo riuscire a spingere noi in quella direzione. Questo paese è un paese, purtroppo, probabilmente da quando gli Unfreds se ne sono andati, che continua a sopravvivere, non a vivere. Beh, sono abitanti dello Stirland. Servirebbe quella miccia che faccia smuovere la situazione. La rivolta? No. Mi piace di più la parola rivoluzione. Sai, rivoluzione porta qualcosa di positivo. E la rivolta è quella che è andata male. Come intendi orchestrarla? Spiega, perché questa cosa mi interessa. Beh, innanzitutto servono, come hai detto anche tu, contatti. Oggi abbiamo lasciato fare Rudy, domani saremo noi a prendere la decisione. E appunto, parlare con questi signori. Loro avevano dei tatuaggi, noi li abbiamo visti i tatuaggi, ce li ricordiamo. E parlare con le vittime è importante. Come era fatto? Umbe, ci ricordiamo come era fatto il mercante? L'abbiamo visto tutti quanti? Beh, avevano dei tatuaggi di un'ancora con attorno... No, loro sì, ma dico il mercante, quello che hanno malmenato, aveva qualche segno distintivo? No, ma tranquillo, ma non pensare... Faccia. Non pensare che sia l'ultima volta che vediamo questa scena, Alexander. La prossima... Rudy! Avete visto? Rudy è passivo. Noi potremmo essere proattivi. Noi potremmo fare da mediatori. Tutelare gli interessi dei signori della Gilda, tutelare la salute del prossimo malcapitato a cui succede questo. Perché no? Nel frattempo farò ottenere a tutti e due qualcosa. Soldi alla Gilda, salute alla persona che deve pagare. Più un piccolo extra per noi. Giustamente, il mediatore non è mai gratuito. Ovviamente no. Va bene, vediamo. E nel frattempo se ne diamo una mano a queste persone, chi lo sa che non dobbiamo essere per forza noi a entrare nel palazzo della contessa? O che quando entriamo nel palazzo della contessa ci sia qualcuno che non l'abbia prima fatto uscire qualcun altro. Ti sei vuoto. Va bene, proviamo a fare a modo tuo. Perché sai, l'hai detto anche tu la scorsa volta, abbiamo sentito che c'erano problemi al castello, non ha funzionato, ma se ci sono problemi al castello, noi siamo autorizzati a entrare per dare una mano. Certo. Ok. Siamo delle guardie cittadine, dopo tutto. Cerchiamo di dare un peso a questa cosa. Assolutamente. Ok, e la vostra, diciamo, ronda di notturna finisce, e dopo che Rudy vi ha offerto una fresca birra, diciamo, siete liberi, però ovviamente non avete ancora dormito perché... Esatto, direi che è ora di riposarci un attimo, possiamo svegliarci magari il pomeriggio per fare qualcosa. Mm-hmm. Ok, andate a dormire e avete una notte mattina tranquilla, diciamo, di sonno. E vi svegliate nel pomeriggio. Diciamo che vi svegliate nel pomeriggio, ok? E mentre siete lì a mangiare, potete fare qualcosa, potete chiacchierare, potete... Vediamo Rudy. No, Rudy non c'è.
Non c'è nessuno? No, no, no. Ci sono soltanto altre guardie. Vogliamo provare, vogliamo provare a fare amicizia con le guardie? Rudy ha fatto il turno di guardie, figurati se è già sveglio. Sì, vorrei fare amicizia con le guardie. Ok, fate un ci avviciniamo. Potete fare un test di gossip intanto per loro. Esatto, un test di gossip. L'obiettivo è quello di parlare un po' con le persone e trovare qualcuno parlando che sostanzialmente non ti dico che la pensi per forza come noi, ma che magari abbia sempre voluto fare qualcosa, si è sempre trovato un po' in questo pantano della guardia che è adesso, e magari avendoci anche visti quant'altro fare qualcosa dica ah, piacerebbe anche a me, bla bla bla, cose di questo tipo. Gossip fallito di due. Io posso ripetere i tiri di gossip. Io ho fatto 11, Umbe. Bravo. Io ho fatto 57 su 37. Ho più 3 doppio. Sebastian, mentre tipo cerca di parlare alle altre guardie, rutta e quindi lo isolano mentre mangia. Io ho più 1. Ok. Tu e Pais, in sostanza, riuscite a chiacchierare un po' con le guardie. Vedete che per lo più sono molto remissive. Cioè, tendono a ad accettare quello che succede. Sì, cioè vedete che sono molto sulle loro. Nel senso, magari se chiacchierate di qualcos'altro, scherzano, ridono con voi. Ok. Ma se entrate nella tematica del cosa vi è successo già al lavoro, tendono sempre a smorzare un po'. Perfetto, quindi stiamo cercando appunto di scremare. Oggi non abbiamo trovato nessuno, vediamo se nei prossimi giorni troviamo qualcun altro. Ok, vi state preparando per... è arrivato più o meno l'orario di iniziare a fare le patrolle, vi avviate verso, diciamo, la zona dei pontili, sì. Uh-huh. E mentre state iniziando la vostra pattuglia, si avvicina a voi un bambino, un ragazzino, vestito con degli stracci fondamentalmente. E vi fa guardie, dimmi, giovane cittadino. E lui fa: grazie signora guardia, io mi chiamo Eugen Patchvogel. Non me lo ricorderò mai, va bene, dimmi. E fa: posso vedere se ha dei tatuaggi? Posso chiedervi se potete aiutarmi, ho tanto sentito parlare di voi. Non so se possiamo, ma chiedi. Beh, mio padre è scomparso e io sono sicuro che lui non avrebbe mai lasciato la mia famiglia. Ok, tranquillo, siamo interessati ad aiutarti. Chi era il fornaio che aveva perso il figlio? La figlia. La figlia. Se gli mettiamo la parrucca, dico... abbiamo risolto, ne abbiamo presi due. raccontaci tutto. E fa: sì, mio padre, Reichert Petvogel, ha preparato il letto la notte e poi è uscito e non è più tornato. Sapevi, quindi è successo di notte, ok. Sì, è successo ieri notte. Ieri notte, sai per caso se perché è uscito di notte? No, non lo so, e la mamma è molto preoccupata. Puoi portarci da lei? Va bene. È qui nella zona dei docks oppure... Sì. Ok, quindi rimaniamo nella zona della ronda. Praticamente abita in una zona di shantytown vicino ai pontili. Ok, no, non volevo uscire dalla zona di ronda per non finire nei guai. No, okay. No, è lì vicino. E vi porta praticamente in questa sua casupola mezza distrutta, mezza diroccata di legno. E una volta vi apre la porta, vi fa entrare, vi fa accomodare. E al suo interno c'è questa donna che si presenta con il nome di Maglin, che rimane piuttosto stupita del fatto che voi siate entrate in casa sua. Ci scusi l'intromissione, signora. Suo figlio ci ha raccontato della scomparsa di suo marito. E lei, scoppiando a piangere, vi conferma la storia che vi ha raccontato il piccolo Eugen. Vogliamo aiutarvi, signora. Io sono 8. Loro sono Sebastian e Alexander.
noi siamo della guardia. So che dire che siamo della guardia spesso e volentieri porta a sfiducia. Noi signora siamo nuovi e noi siamo la giovane guardia. Noi però siamo interessati ad aiutare. Abbiamo già cercato diverse volte di aiutare alcune persone. Il ragazzino fa: loro sono bravi, hanno aiutato il nostro amico che ha perso il gatto. Signora, noi abbiamo sentito molto parlare di queste sparizioni. Quasi nessuno sembra interessato a volerne venire a capo, ma onestamente noi sì. Però ci serve sapere tutte le informazioni. Perché suo marito è uscito di notte? Non ne ho idea. Io ho visto che preparava il letto e poi è uscito. Le faccio una domanda strana, signora. Come se avesse un appuntamento che non aveva, oppure come se fosse stato chiamato? Lo ha visto uscire o... Sì, cioè, non lo so, è che io e il piccolo Eugen andiamo sempre a dormire un po' prima. Reichert di solito lavora fino a tardi, quindi ho solo sentito... Dov'è che lavorava suo marito? Qui nei docks. Ok, quindi sostanzialmente non l'ha visto uscire, l'ha sentito soltanto uscire. Sì. Quindi non sappiamo se fosse... No, questo sto parlando a voce alta, giocatore. Non sappiamo se fosse in trance oppure no. Ah, ok. È uscito. Avrà avuto qualche... È stato la notte precedente, giusto? È stata la notte... Questa notte è stata. Questa notte? Sì. Ok. Proviamo a vedere se troviamo qualche traccia. È ancora fresco. Ok, fate chi di voi vuole fare un test di sopravvivenza. Tutti e tre, direi. Ci mettiamo proprio a cercare. Ok. È un meno survival? Sì. Io meno uno. Allora, io ho fatto 30-40 su 45, quindi 0. Ok. Voi avete fatto invece? 0. Io meno uno. Ok. Però con impegno. Allora, Otto e Sebastian vedono che tutto quello che gli è stato raccontato, cioè il fatto che il letto è fatto, eccetera, eccetera, è tutto vero, corrisponde al racconto. Però non riuscite a trovare tracce che vadano oltre la casa. Cioè, la casa è l'ultima, è l'unica testimonianza che c'è di loro che effettivamente vivevano in tre. Noti che nonostante l'estrema povertà, c'è della cura comunque nella casa, nel senso che anche il bambino, pur essendo povero, vedi che è nutrito comunque per quello che può essere nutrito un bambino così povero. Quindi tendenzialmente i segnali sono positivi. Posso vedere dove lavorava suo marito, signora? E lei ti dice: sì, assolutamente, guardi, quel magazzino là in fondo contiene barili che vengono spediti e mio marito aiutava nel carico e scarico delle merci. Ok, quindi è possibile che quando sia uscito sia andato lì per continuare a lavorare? Può essere. Reichert a volte faceva molto tardi al lavoro. Ok. Reichert aveva degli amici? E lei fa... Oh, forever alone. No, sì, certo, però insomma... Non è che li portasse spesso a casa e non che li conoscessi particolarmente. Conosce almeno i loro nomi? So che andava spesso alla locanda che c'è là in fondo. Ok, quindi due posti dove può essere andato uscire dalla casa sono o il magazzino o la locanda, giusto? Sì. Reichert. Ok, signora, noi adesso andremo a indagare in questi posti. Cercheremo di fare il possibile per trovare suo marito. So che le sparizioni in queste zone sono tante, per cui potrebbe volerci un po' di tempo, ma sappia che stiamo lavorando per voi. Ok. E se lo ricordi questa cosa? Lei, lacrimando, vi ringrazio tantissimo e vi ringrazia un sacco, vi abbraccia addirittura. È carina la signora? Non è ancora vedova, Pais. Ma potrebbe essere un discrimine questo. La cosa che le dico è: signora, se sente qualcun altro
che è in queste situazioni, li mandi da noi. Sì, lo farò. Riceviamo su appuntamento da lunedì al venerdì. Ascolta, ascoltate, cosa volete fare? Volete andare prima al magazzino o prima alla locanda? Io vorrei andare al magazzino, vedere se c'è qualche traccia di colluttazione. Ok, mi avete detto magazzino e locanda, tiro un dado. No, onestamente direi una cosa, visto che lavorava fino a tardi e non spesso vedeva gli amici, io andrei anch'io prima al magazzino e poi andrei alla locanda. Ok. Ok. Ok, andiamo al magazzino. È chiuso o aperto? Il magazzino è aperto, ok. E vedete che c'è della gente che sta caricando e scaricando roba su delle barche. Ok. Su delle piccole piatte che sono attraccate ai moli. Mi schiarisco la voce e dico: gentili signori, ho bisogno di un attimo della vostra attenzione. Io mi metto dietro Otto, metto un po' così, un po' per dare solennità alla cosa. Sei solenne, quindi in posa solenne. Mi servirebbe sapere se avete visto Reichardt, non mi ricordo il nome. Reichardt. Se avete visto Reichardt questa sera. Ok, e loro si guardano e fanno no, non l'abbiamo visto. Ok, ha lavorato qui comunque durante il giorno, sapete a che ora se n'è andato? Fai un test di gossip. Meno 2. Aspetta, posso ripetere i tiri di gossip? Ed è un più 2. Ottimo, allora praticamente... Guarda, come sono contento di aver preso quel talento. Hai visto, è utile in realtà. Cazzo. Soprattutto per l'indagine è molto utile. Mm-hmm. Allora, in sostanza i vari tizi ti dicono che Reichardt di fatto non viene al lavoro da 2 giorni. E che ovviamente tu gli hai spiegato che è perché è scomparso. E per farti, sì, ma stanotte per farti capire, ma la signora ha detto che ieri è andata e loro ti dicono che molta gente è scomparsa qui nella zona dei dock. Non è l'unico, ma sono tanti. Ci sono mercanti, ci sono bambini, ci sono c'è parecchia gente scomparsa. Cani. Solo che ci sono anche molti lavoratori qui dei dock, come Reichardt. Ci sono anche scopri che sono scomparsi anche 2 membri della guardia. Chi ha 2 pollici non è per nulla preoccupato. Ok. E loro ti dicono che Reichardt l'avevano visto ieri, l'avevano visto di pomeriggio ieri, però non si era fermato a lavorare. Ok. E non ci sanno dire dove stava andando, in che direzione stava andando. Loro ti dicono che non l'hanno visto ieri sera, quindi non sanno cosa no, è stato visto ieri pomeriggio, dove stava andando? No, è venuto lì, ma non ha fatto niente, non si è messo a lavorare, è andato subito via. Ma non hanno saputo, era un po' agitato. Ma non gli hanno chiesto, pensavano fosse qualcosa riguardo la famiglia. Ok, quindi non è una cosa improvvisa, è una cosa... Io mi chino e sussurro ad Otto, è caso di chiedergli come stava messo col pagamento della tassa? No. No, perché credo che sia una cosa che fanno pagare i mercanti per carico e scarico merci. Non credo che i poveracci facciano pagare qualcosa. Ok, ringrazio tutti. Gli dico, se sentite qualcosa, se noi siamo qui per aiutare voi, vogliamo fermare queste sparizioni. So che magari qualcuno è preoccupato per amici, parenti, quant'altro. Se sapete qualcosa, io sono Otto, lui è Alexander, lui è Sebastian. Siamo qui per aiutarvi. E loro annuiscono e vi ringraziano, però vi dicono che è così. Nessuno gli interessa della gente dei docks, perché è la parte povera della città. Ed è il motivo per cui... Noi sì. Li guardo tutti negli occhi e dico, a noi sì. E loro sembrano molto stupiti di questa cosa. Ok, allora, a questo punto faccio un'ultima domanda prima di andare via. Dico, scusate, ho visto solo per cercare di rintracciare
gli ultimi movimenti dello spirito ci dicono che andava spesso alla locanda. Potete confermare? Sì, è vero. Spesso proviamo, andava alla locanda. Proviamo a indagare anche lì. Questo qua è il Sailor's Arm. Sailor's Arm. Ok, andiamo lì. Ok, entrate e vedete che c'è parecchia, movida, se così si può dire. Cerco il taverniere. Cerco il taverniere. Ok, il taverniere fa piacere, guardie. Come piacere, io servi utile? Io sono Otto, sono qui. Vedi che in... questo qua è un omaccione bello muscoloso anche. Sì, 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 lo guardo dal basso verso l'alto. Okay. E gli dico: siamo qui per la nostra ronda, abbiamo sentito dell'ennesima sparizione. Oh, Tom, mezz'elfo, guarda, è un mezz'uomo, scusami, oggi ce l'ho con mezz'elfo. Oh, Tom, mezz'uomo. Dopotutto, se sapete, qualcuno vi avrà detto che purtroppo qua ai docks è sparita parecchia gente. E vogliamo che questa cosa finisca. È già andata avanti troppo per i miei gusti. Beh, diciamo che questa cosa chiaramente mi rende felice che ci sia qualcuno che finalmente si preoccupi di noi, poveri, di Denafen. Certamente. Stiamo cercando di rintracciare l'ultimo sparito, il signor... Reichardt. Esatto, ci dicono che era un abitué da queste parti. Sì, Reichardt veniva spesso a bere qua. Quando è l'ultima volta che l'ha visto? Se non sbaglio è stato... Sì, ieri sera. Ieri sera è venuto. Quindi, ok, il pomeriggio lui si è recato sul luogo del lavoro, ma se n'è andato via subito e è venuto qui la sera. Ma era in compagnia di qualcuno? Un tizio vi si avvicina e fa... Reichardt, ieri era piuttosto strano. Ecco, questa è una cosa che ci interessa perché ce l'hanno... È stato tutto il giorno a camminare lungo la banchina di quel pontile. Come se aspettasse qualcuno? Può essere, però sembrava molto nervoso. Ieri sera era con qualcuno o era da solo, come ha chiesto il mio collega? Era da solo. E non so fino a che ora è rimasto? Però non giudicate il povero Reichardt, aveva un sacco aveva un sacco di problemi. Non abbiamo intenzione di giudicarlo, semplicemente vogliamo riuscire a aiutare la sua famiglia. Certo, che tipo di problemi aveva? Beh, insomma, non è che fosse uno dei più ricchi personaggi del doc. E alla fine problemi di denaro. Sì, e soprattutto ci teneva molto a suo figlio e a sua moglie, quindi, beh, insomma, avrebbe fatto di tutto per garantirgli un futuro. In che modo? Beh, sicuramente se avesse ricevuto l'offerta di un secondo lavoro l'avrebbe accettata. L'avrei accettata anch'io, per diamine. E non ha parlato con nessuno nei giorni scorsi di questa fantomatica offerta o di quest'altra, o di qualche suo problema? Gli metto una mano sul braccio e gli dico: attenzione ai lavori che vengono proposti. Io le do un consiglio: se qualcuno le propone qualcosa di troppo bello, non si fidi. Certo, avete ragione, guardie. Credo che è meglio... Lei sembra molto informato su Reichardt. Aveva parlato con qualcuno nei giorni precedenti, aveva detto qualcosa a qualcuno. No. Non l'ha visto parlare con nessuno ultimamente. No. È sempre stato un po' sulle sue, Reichardt. Non aveva grandi amici. Ok. Quindi, ricapitolando ad alta voce. Ok, io direi che qui ringrazio tutti e rinnovo come sempre il fatto se tutti quelli che stavano ascoltando, dico, rinnovo il mio invito, come ho fatto anche al magazzino. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa, noi vogliamo fermare questo scempio, vogliamo fermare le sparizioni e possibilmente far tornare anche le persone che sono sparite. Se sentite qualcosa, io sono Otto, lui è Alexander, lui è Sebastian, venite a cercarci. Ok. Quando usciamo, parlo con i miei amici e dico: quindi la gente
sembrerebbe che non sparisca senza sapere nulla. Riker ieri era molto preoccupato, quindi sapeva che qualcosa stava per succedere. Chissà in quale guaio si è cacciato. Ok, però a questo punto noi possiamo aprire gli occhi e tenere d'occhio le persone che vediamo in giro molto in ansia. Secondo me la gilda dei Docks ne sa molto di più. Quella è una carta che vorrei anch'io utilizzare. Nel frattempo in cui riusciamo ad avvicinarci alla gilda dei Docks, non sarebbe male neanche tenere traccia se qualcuno di noi vede qualcuno molto agitato. Molto bene, terremo gli occhi aperti. Io ho paura che questa cosa continuiamo sia il punto dell'iceberg. Assolutamente sì. Volete fare qualche azione nello specifico per cercare, o volete semplicemente, diciamo, continuiamo la nostra ronda a questo punto? Okay. Perché le tracce sono, da questo punto di vista, po' morte. Possiamo andare a vedere sul Moloch dove lui stava camminando? Sì, assolutamente sì. Ok, fate un test di percezione. Arrivate al Moloch, fate un test di percezione. Zero. No, 12. Più due. Sei percettivo stasera, Sebastian. Più due. Ragazzi, allora, siccome sono i 44, vi descrivo quest'ultima scena che concluderà la sessione di oggi. Okay. Non ci mettere vampiri però dentro. Mettere il cavalletto che allora, fa schifo. Arrivate al molo indicato, ok? Il molo praticamente, come poi si vede anche dalla mappa generale, ci sono le mura della città, ok? Che sono fatte più o meno così. Qua c'è il fiume, fuori dalla città. Le mura arrivano fin sotto qui, ma in realtà ci sono delle grandi arcate, ok? Quindi mentre questa parte ovviamente è sezionata, quindi è piena, nella parte invece qua la gente ci può arrivare, e i moli sono dentro alla città, ok? Quindi qua c'è il terreno della città. Ah, cioè, passano sotto le mura di fatto. Sì, sì, cioè il fiume passa così, no? Ok? Voi praticamente state camminando su questa banchina, ok? Mm-hmm. E la banchina ovviamente in questo caso si estende fino a fuori dalle mura, ok? Quindi passiamo sotto l'arcata noi. Passate sotto questa arcata, ok? Che è un foro di fatto nelle mura della città. Secondo me là c'è qualcosa. E arrivate praticamente alla banchina, si dirama a destra e a sinistra. E sulla destra notate che c'è una piccola imbarcazione, piccolina, una sorta di mini scialuppa, una barca remi, che è legata al pontile. No. Avvicinandovi, vedete che questa barca remi ha un remo spezzato, ok? La barca sembra come graffiata e squarciata da degli artigli. Artigli di vampiro. E la nave la barca al suo interno è sporca di sangue. Ma io sto pensando a un troll. Troll di fiume? Sì. Ok. No, se la sarebbe magnata la barca. Ok, ragazzi. Questo è quanto per io sto pensando a uno strigoi per stasera.